classe DJ. Finalmente stasera sto insieme a te, e nessuno lo può sentire. Sono poco scorto se sti cose tu sai, non so buona le fa. Chi non tiene coraggio in talità e non suona, lo può solo perdere. Perciò si stacca le capite, cos'uomo mi si trovo, ma sono innamorata di te. So pazze di te, so pazze di te, stare rende che fai più vicino, e ma va a prima tu, e allora passata a pensare, quando non ci stanno i dram, una carrozza sempre pronta, nata all'angolo sta già. Caccio in un crespo giallo, metta la veste più carilla, con una rosa in dei capilla, sai che mi rincuola a me. Tarantella va genere, c'è conto non fa più niente per come perché, basta che c'è sto sole, che c'è rimasto mare, ma non è ancora ancora una candora per cantare. Pia vuta vuta vuta, chi ara da ra da ra, scordiamo giù passato, si menava la paesa. Tarantella sto mune, una rota che salga, saluta che sta per carì, dice puro mutandiga, che c'è sconde ne per caro, c'è a te, rimane a me. In un poco fatta vino, penso male, penso bene, ma stavo che coralline, cercami e mamma basa. Tarantella si amuna, una rosa pigliamo, ma non ci sta per passare. Basta che c'è sto sole, che c'è rimasto mare, non è ancora ancora una canzone per cantare. Chi ha avuto, 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 chi ha rata, 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 scordiamo che ho passato, si menava la paesa. Venite, venite ragazzi, anche Taranto dà il suo contributo a questo spettacolo, è incantesimo napoletano. Un applauso lo facciamo personalizzato a Iole, bellissima, bravissima. Michele, della storica famiglia dei Capozza.
Io devo dire, ragazzi, che insomma, con il vostro contributo artistico avete dato chiaramente un fascino particolare a questa serata. Ci mancava il corpo di ballo e voi avete realizzato l'incantesimo. Grazie. Ah, devo dirvi, è una coppia che si è formata soltanto da un mese, quindi cosa possiamo fare se non augurare una carriera lungimirante e favolosa. Che belli, che freschezza a gioventù, mamma, che bella cosa, che bella cosa. Adesso apriamo invece una finestra, forse anche un balcone, su un interprete che rappresenta Napoli, insomma, ancora oggi ha avuto varie trasformazioni nel corso della sua carriera, ma di questo ne parlerà in maniera più approfondita il nostro Lino D'Angiò. Però per introdurlo direi di farvi ascoltare un mix di un paio di sue canzoni molto belle di Nino D'Angelo, ma a questo provvederà Imlema Miese, provvederà praticamente Elena Vittoria. Accogliamola con un grande applauso spontaneo. Questa sera la faccia piglia vita con me, ma ne va che dinda notte in un bicchiere va a dormire a verità. E stasera voglio stare senza nessuno, che stasera a morire senza nulla, che mi va bene cercare in un dovenza a carezza paura per un dramma tu te a tu sei male come me a tu sai oh che bella che si ricorda ma fai male assai a tu sai. Nino D'Angelo, Nino D'Angelo, vi piace Nino D'Angelo a voi? Ma sì, un po', no. Personaggio, io lo conosco ovviamente, personaggio che a me mi affascina, perché mi affascina? Perché personaggio che negli anni Ottanta, lui ebbe un successo strepitoso, faceva film, vi ricordate? Canzoni, però la critica lo schifava proprio, improvvisamente, negli anni 90, non si è capito che è successo,
la critica bella l'ha portata come se fosse chissà chi, è vero. Questa cosa a me mi affascina, io ho capito, ho detto ma come mai, ho cercato di capire come mai e ho capito che alla fine tutto sta nel cambiamento dei capelli. Pare una scimità, ma che il Lucaschetto, che ora non porta più, non porta più, lo sanno tutti, il caschetto non lo porta più, tranne i vigili, me l'ha raccontato lui. Stava sul motorino, il vigile l'ha fermato e ha detto sei senza caschetta, amo, hai Nino D'Angelo. Allora, io adesso voglio fare Nino D'Angelo, voglio imitare Nino D'Angelo, però Nino D'Angelo di adesso, appunto, quindi, ecco, questa è, ecco, questo è il capello ultimo tipo, tipo peli di zoccola originale, questi sono, questo qua. Facci vedere come nasce l'imitazione di Nino D'Angelo. Allora, uno mette la parrucca, ma non basta la parrucca, perché per imitare Nino D'Angelo ci vuole il fisico. Più che fisica, essere tisica, la verità, perché... Però, diciamo che invecchiare è rimasto magro, ma ha fatto poche panze. Allora, uno mette questa. Ecco qua. Va bene, eh? Però non basta, perché sennò c'è tutti quanti. Allora, ci sono delle caratteristiche fondamentali per imitare Nino D'Angelo. Prima di tutto, una caratteristica fondamentale sono le maniche della giacca, che sono sempre lunghe. Caso dice, ma perché vedi che il sarto sbaglia a pigliare le misure? Cambialo. Invece no, ci piace proprio a così, evidentemente. Ma poi un'altra cosa fondamentale per Nino D'Angelo, cioè, è la faccia di sofferenza. Nino D'Angelo pare sempre che ha passato un guaio, che è una cosa che è, ma non un guaio da qualche giorno, proprio fresco, appena l'ho incontrato, perché non è possibile. Allora, trasformazione, look me, remember? Yes. Well, transformation da D'Angelo a Nino D'Angelo. La sofferenza. E no, è sto un convinto piccino della sofferenza. Mo. Fatemi. Che chi lo guardate, che io lo conosco, non è che è proprio piccolino, no. Però poi quando canta la sofferenza lo fa diventare. Ma si dice, il pubblico veramente. Io danno sofferenza. Poi quando parla tutto spiascicato. Che pare che. Buonasera pubblico, io vi amo, vi voglio bene, io voglio dire una cosa, io non sono più quel cantante di una volta, quello che cantava quelle canzoni, nuginze e una maglietta, io mo canto senza giacca e cravatta, sempre nel guardaroba sto, però è un'altra cosa, perché a me adesso la critica mi porta così, io addirittura, pensate, ho fatto il concerto al Teatro San Carlo di Napoli, a fine del concerto venetto il maestro Riccardo Muti vicino a me, facette D'Angelo, secondo me voi potete fare le nozze di Figaro, oh dai, certo maestro, io i matrimoni ne faccio più. E ci manda pure a busto per far vedere come pensi, ma non ci manca, capito? Si va a guardare e dice, no, ma avete capito? Io sto dicendo, secondo me, voi potete fare l'aria. Ma che un po' di cantare? Uno annanzi a tutto quanto. Perché Pavarotti non faceva l'aria. Vabbè, ma che c'è? Il Pavarotti era tanto così, e voglio da quanta aria cacciava, no? Io sono Michelin, che aria posso fare? Vabbè, comunque ringraziai. Che poi veramente tante cose il pubblico non lo sa, che io ho scritto delle canzoni che altri cantanti importanti si sono rubati. Ci sono prese le canzoni mie, ci hanno cagnato le parole e se sono prese loro. Per esempio la canzone di Gino Paoli. Io la scrissi io questa canzone per una ragazza un poco cicciottella. La canzone faceva... C'era una volta una chiatta che aveva una macchia rossa sul muro. Soffritto da riscaldare. Arriva il Gino Paoli e si vede la canzone mia. Franco Battiato, signora. Quella è una canzone mia troppo bella. Io stavo in macchina, no? Cercavo di parcheggiare. A un certo punto mi venne di fare questa canzone che faceva: cerco in centro i parcheggiai per tramendo, mi faccio girare. Io non ho idea quanta macchina, quanta gente. Oh, veramente.
niente, qua ci voleva pure Romì. E se l'ha pigliata lui. Cioè, Lucio Battisti. Wow, quella era una canzone troppo bella perché era una sceneggiata che avevo fatto, no? Dove c'era il commissario che interrogava il Mariuolo. La canzone faceva: che ne sai tue gigine che rubava e soltanto con bui ce la faceva. Ma quello che io ho schifato troppo assai è quello che andò la prima volta a Sanremo, quella brutta brutta, quella con gli occhiali grandi così. Arisa, signora, Arisa. Che poi dico io, tu sei brutta brutta, Arisa, ma che tiene a rire? Quella canzone, signora, era mia. Quello ci ha cagnato le parole e l'ha fatta troppo, perché la mia era assai più bella. Perché la mia era dedicata a un dolce napoletano, il babà. La volete sentire la mia versione? Che era... La volete sentire? Sì. Grazie pubblico, mi ame, grazie. La canzone, senti... Alla fine lo fate bello grande l'applauso perché è un capolavoro dedicato al babà. Puffu babà non è una cosa molto semplice, se un pasticcere non è abile viene uno schifo e li abbutta. Puffu babà un elemento imprescindibile, un fatto proprio indiscutibile e cacevo un'eternità. La seconda parte era più bella perché io davo proprio la ricetta, segnata me. Per fare un babà quello serio ci vuole l'ovo che è frisco vera, a parte una scorza di limone, a farina per coppo bangone, senza soffrullatore, mischiare per ore, il burro che deve squagliarsi e con lo zucchero ammorbidirsi e poi senza sbalzi e calore, ha da crescere almeno 6 ore, lasciarlo, non ci a mettere in mano, il forno tu devi appicciare e adesso lo devi infornare, ma voglio bene. Grazie pubblico, mi ame. Grazie pubblico. La reta stucchia colorate bene, ci ha già stipata tutta vita mia. L'anna che so volata stanno insieme e tutte cose che diceva tu infondive verità. E io te creerà perché sia vera, perché si tu capiccio cielo quando è sera, perché si tu che si sto male stai più male. Se non dorma, non t'addorma, fai la nottata insieme a me. E io te credo come una fede, quando mi dice torna presto sto pensiero, quando mi chiama per telefono tu stonca, mamma di quando ti manca, mamma di so pazze te. Quando so sulla stonga in compagnia, sento respiro tuoia sempre con me, vedo fantasma tuoia va tutte via, così quasi come a Dio, se vuoi tu ma fai campare. E io te credo, perché sia vera, ma che si tu capiccio cielo quando è sera, ma che si tu che si sto male stai più male, se non dorma non t'addorma, fai nottata insieme a me. E io te credo come una fede, quando Maricia va a telefonato stonca, ma Maricia tutte sera hai da manca, ma Marica mi vuoi bene, ma di so pazze te. Grandissima canzone di Nino D'Angelo, a cui vorrei facessimo come autore un grandissimo applauso, meravigliosa canzone dedicata a qualcuno che non c'è più e a tutte quelle meravigliose splendide cose che si facevano e che adesso ci mancano.
e io te creerà, pa che sia vera, pa che si tu capiccio cielo quando è sera, pa che si tu che si sto male stai più male, si non dorma non ti addorma, fai nottata insieme a me, e io te creerà con mana feta. Quando Maricia torna in pressa sto in pensiera, quando mi chiama per telefono a tostonga, mamma di quando ti manca, mamma di so pazze te. Grazie, 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 grazie. Canzone bella, triste, ma adesso dobbiamo tornare al sorriso e all'allegria. Come lo facciamo? Lo facciamo coinvolgendo la nostra Elena Vittoria, che fondamentalmente è una showgirl, è una soubrette. Quindi è proprio quelle cantanti e attrici deputate soprattutto al coinvolgimento del pubblico. L'abbiamo fatto nel primo tempo grazie alla prestazione molto disponibile dell'amico che era qui, Pasquale, seduto in prima fila. Adesso invece la sguinzagliamo, che termine praticamente, nel pubblico con un grande cavallo di battaglia delle sciantose dei primi del Novecento. È una cosa meravigliosa. Verrete interpellati, mi raccomando, preparatevi perché dovete dare delle risposte pronte, prontissime, attente. No, quella è domenica, giustamente a quest'ora già stavate facendo la zuppa di latte, mi rendo conto, e chiaramente... No, allora facciamo una cosa, allora siamo pronti per una presentazione come merita una sciantosa del Salone Margherita. Signori e signore, direttamente dal Moulin Rouge, dalle Folies Bergère, la nostra Elena Vittoria! Oh no! Del cor che t'avvilisce e ramollisce, ma non così l'amor io vo comprenderò i bo. Sola cos'è la vita senza alcuna passione, piangendo, spingendo in E questo no, non è un acquario, questo è proprio un oceano, pieno, stracolmo di pesci. E lo dobbiamo trovare perché è giusto così. Allora aspettate che mi attrezzo, aspettate un attimo, perché non si può andare a pesca senza la canna. Vediamo un poco che pesci possiamo pescare per questi mari. Ah, se proprio. Allora, buonasera. E voi, che pesce siete? Un'orata? A me veramente mi pare di più una liscia salata. L'orata è troppo nobile. Invece voi che state parlando mezzo, che pesce siete? E chi? La sardella. La piccola, quella proprio piccola, insignificante. V'avevo preso per uno scorfano. E qua dietro invece chi ci sta? Un merluzzo. O cefala, tiempo bella una volta, o cefala. Vediamo un poco qua, vediamo un poco qua. E che è meglio che non vago proprio, perché che è proprio un fiume dimenticato da Dio.
Ah, questo mi piace, è un pesce composto. Bello, sì. Eccolo qua, io me l'ho già trovato. Signora, questo è il vostro pesce? E venite, venite a fare un giro di valzer insieme a me, visto che siete un bel pesce, devo dire la verità. Fate un applauso, com'è il vostro nome? Il pesce si chiama Antonio. Venite qua, venite. Pesciolino mio diletto, vieni. Noi faremo l'amoretto insieme. Se vieni, si vieni. Vieni, pesciolino mio diletto, vieni. Noi faremo un discorsetto insieme. Se vieni, si vieni. Vieni, pesciolino mio diletto, vieni. Noi faremo l'amoretto insieme. Se vieni. Siete stato bravo, andatevi a sedere un altro. Prendetevi questo pesce. Tutta felice colui mi crederà. Chi io la miei dice ed egli mio sarà. Ma non così l'amor io vo comprendere. Oi boh, sola cos'è la vita senza alcuna passione, cantando, ballando, infine l'avrò il cor più contento vedendo dell'or. Ah, Amos. Ma eri scordato che ci stava pure il pesce palla, scusate, ha già la pazienza. Andiamo a vedere un pochettino qua dietro che cosa ci sta. Cadreta, ho visto filetto di platessa. Voi siete un bel filetto di platessa. Quello là proprio senza sapore, avete capito? Quello che si dà alla dieta, vicino agli spinaci, eh? Bello. Qua che ci sta? Questo è sushi. Voi siete del sushi, un sushi fino fino. Signore, ma lo state spogliando perché me lo volete consegnare? Ma io il tempo del valzer, voi ve lo prendete un'altra volta, perché io guai a casa e tengo già, sinceramente. Posate questo. Signor sushi, chi ha un sushi veramente parito su rimi, chi l'ha, capito? La polpa del gran... Venite a ballare insieme. Pescato, vieni, pesciolino, vieni. Sì, vieni. Pronto? Intostato, vai. Vieni, pesciolino mio diletto, vieni. Noi faremo l'amoretto insieme. Se vieni, sì, vieni. Corsetto insieme se vieni al mio cuore. Grazie, signore, è tutto vostro. Grazie, volevo salutare anche quelli che stanno lì, tutto quel branco di sardine che sta lì. Grazie signori, grazie. Però non è cosa, mi pensavo di trovare un pesce pure io e invece manco qua siamo riusciti a pescare. Va buo? Arrivederci. Ma come? In una città che ha due mari non si scade capace di trovare un pesce? Veramente incredibile, va? Come va? Bene? Stia piacendo lo spettacolo, no? Portiamo un po' di Napoli in giro, siamo napoletani. Ma chi è stato a Napoli? Chi di voi è stato a Napoli? Scusate, ma perché ci siamo visti là, lui? Perché ci avete fatto venire fino a casa? No, però chiaramente se conoscete Napoli, avete vissuto Napoli, camminate per Napoli. Napoli, si dice, sai, che è un teatro a cielo aperto.
alle volte può sembrare anche una cosa, come dire, un po' forse esagerata, però poi alla fine è vero. Se camminate per Napoli veramente possono succedere e vedere cose, capito, che in altre città non si vedono. Io per esempio quando cammino per Napoli ultimamente mi diverto molto ad andare al... Non è... Posso continuare? No, dicevo, quando camminate per Napoli succede sempre che mi piace andare a leggere i cartelli che i negozianti napoletani, i commercianti, mettono davanti alle loro vetrine. Guardate che scrivono cose che sono veramente straordinarie. Io ci ho fatto una pagina Facebook, ci ho fatto un sito e alcune cose le ho appuntate e volevo sottoporle a voi perché sono veramente molto molto interessanti e molto divertenti. Per esempio un negozio di panettiere mette un cartello che dice: quando vi diventa duro ve lo grattugiamo gratis, ma a metà ce lo tratteniamo. Cioè, dopo capite che è il pane grattugiato, no? Un negozio di vendite immobiliari dice: si vende solo il davanti, il di dietro serve a mio marito. Che state da Rosalia, tacchini e polli a richiesta si aprono le cosce. Sotto la sudà volevo conoscere la signora, non c'è se, mi è dispiaciuto. I macellai, noi sapete che noi napoletani siamo sempre esagerati. Un macellaio scrive: carne bovina, ovina, caprina, suina, pollina e conigliina. Te metto cosa, sempre per far vedere che il macellaio che tiene roba fresca. Polli arrosto anche vivi. Significa. Chissà, si ammazzano galline in faccia. Buongiorno, ma c'è una gallina qua, per favore. I fiorai, per esempio, a Napoli sono una categoria che dà soddisfazione sotto questo punto di vista, perché un fioraio scrive: se mi cercate sono al cimitero, vivo! Lo specifico, perché sennò la clientela si preoccupa. Sempre un fioraio. Si inviano fiori in tutto il mondo anche via fax. E come arrivano? Schiattate questi fiori. Nuovi arrivi di mutande. Se le provate non le togliete più. E che ci fai, cadini? Poi sapete, su noi napoletani si dicono tante cattiverie, che noi siamo imbroglioni, no? Siamo cercati. Però questo mette un cartello che si dà la classica zappa sui piedi, perché sentite che va a scrivere: non andate altrove a farvi rubare, provate da noi. C'è bellissimo! C'è... Stesso concetto, ma cambia il settore merceologico. Qua ci troviamo in un'autofficina che scrive: venite una volta da noi e non andrete mai più da nessuna parte. Parte proprio giù alla macchina. Come si fa? Chi si può? È un genio, perché qua soltanto un genio può scrivere un cartello che dice: si riparano biciclette anche rotte. E fa una cavuna tra salatini. Complimenti, a bicicletta andate lì, no, ho messo il trasuto per fare i complimenti per il cartello fuori. Come si fa a non credere a un annuncio che dice: si vendono mobili del 700 nuovi? Poi ci sono i cartelli, quelli che io chiamo i cartelli criptici, cioè quelli che voi potete stare anche un'intera giornata a leggerli, ma non capirete mai il significato intrinseco che vuole dire. Perché come si fa a spiegare uno che dice: in questo negozio di quello che c'è non manca nulla? Caserma dei Carabinieri, provincia di Napoli. Grande rispetto per i Carabinieri, però... Provincia di, non vi posso dire per ovvi motivi, ho giurato il segreto, diciamo, professionale, non posso dire di quale provincia di Napoli è, però al cancello c'era un cartello enorme che non si poteva non leggere. Caserma dei Carabinieri, il cartello recita così: attenzione, per suonare premere, se non risponde nessuno ripremere. Fantastico, fantastico. E chiudo con un cartello visto in un bar, sul bancone del bar, che spiega un po' anche, come dire, la filosofia del napoletano, che è un uomo di pace, alla fine è uno che vuole stare tranquillo, non vuole discussioni, no? Allora in un bar questo titolare mette questo cartello sul bancone che dice: per evitare inutili discussioni si avvisa la gentile clientela che nei cornetti vuoti non c'è niente. L'applauso va a loro, perché io sono soltanto un fedele riproduttore.
Dovete sapere che a Napoli, un po' di anni fa, appunto, io feci un programma che ebbe un grossissimo successo. Da lì sono partiti tanti comici e che mi ha dato la possibilità, appunto, in Campania di essere molto conosciuto, fare spettacoli in teatro, eccetera. Tutto questo nacque perché io cominciai a imitare l'allora sindaco, intorno a fine anni 90, Bassolino. Okay. Da allora, diciamo che io tutti i sindaci che si sono poi avvicendati a Napoli, li ho imitati tutti, tant'è che a Napoli, se venite a Napoli da giovane, dici ma perché non fai tu direttamente un sindaco così a Fnim, no? Però poi alla fine, diciamo, io evito di farvi tutta la carrellata dei sindaci degli ultimi 25 anni, anche perché poi alla fine in Campania oggi è che contano poi tanto questi sindaci, perché in Campania la comanda un uomo soltanto. Vincenzo De Luca. Allora, questo lo conoscete, allora di conseguenza volevo un attimo che mi incattivisco, perché io, essendo una persona buona, devo un attimo avere un po' di concentrazione per arrivare alla cattiveria e proprio l'espressione. Caccio proprio fumando un naso, tipo toro e così. Stiamo totalmente cambiando la regione Campania. Non vi preoccupate, cittadine e cittadini. Da quando ci sono io le cose sono totalmente cambiate. A cominciare dalla sanità. Prima di me andavi in un ospedale per fare un TAC. Non si faceva la TAC. Andavi nell'ospedale, non facevano TAC. Entravi nell'ospedale. L'orologio appeso faceva solo tic, manca chi lo faceva tac. Per non parlare delle ecografie, le donne incinte aspettavano mesi e mesi. Il bambino è già uscito. Sta là, sta facendo la prima comunione col giglio in mano. Che al massimo gli devi fare la fotografia qui. Pensate che in quel periodo a Napoli le donne, quando andavano al loro primo appuntamento galante, già prenotavano l'ecografia, non si può mai sapere. Si portavano avanti col lavoro. Per non parlare delle spese folli che ho trovato fatte dalla precedente gestione. Vai a vedere i conti degli ospedali. 200.000 euro di spese negli ospedali per comprare i pappagalli. E vabbè, lo posso anche capire, i pappagalli nell'ospedale servono, ma 300.000 euro i gabbietti, a che servono? Situazioni veramente a dir poco imbarazzanti. Non so se la conoscete, a Napoli abbiamo un treno veramente in uno stato pietoso. Quando arrivai alla regione me ne parlavano, io pensavo parlassero di una diligenza del Far West, invece parlavano di un treno, dicesi circumvesuviana, la conoscete, avete sentito parlare? È famosa in tutto il mondo, veramente un treno straordinario. Pensate che adesso, però, per fortuna, grazie a me, con la circumvesuviana i turisti da Napoli arrivano a Pompei con la circumvesuviana. Pensate che il turista entra nella circumvesuviana a Napoli per andare a Pompei. Appena entra nella circumvesuviana si guarda attorno e pensa già sta a Pompei, tanto che è vecchia la circumvesuviana. Si fanno i selfie, wonderful, very well. L'altro giorno era una stazione, è arrivato un treno da Sorrento. Sono scesi adesso quelli che hanno fatto Pasquetta. Casatielli andati a male, pastiere inacidite, situazioni veramente imbarazzanti. Pensate che il mese scorso è arrivato a Napoli un ministro giapponese. Sapete come sono i giapponesi, tecnologici, si fanno i buffoni. A un certo punto con me ha detto, ma noi in Giappone abbiamo un treno che in un'ora tocca 450 km orari. Gli vai a rispondere. Che gli ho detto, guarda che noi a Napoli abbiamo la circumvesuviana, che in un'ora un rattuso tocca 450 persone. Zitto, il giapponese è muto.
Voi sapete che nel periodo del Covid sono stato molto battagliero. Sapete che ci tenevo molto. E anche stasera qui, mascherine, niente. Io non dico di metterle per il Covid, ma più che altro per un fatto, come dire, di buona creanza. Dopo 2 anni vai a togliere le mascherine, non sai quello che esce sotto. Questi sono i risultati. Un saluto a voi e alle vostre famiglie. Amen. Grazie. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know each time I kiss you that your heart's on fire too. So my darling, please surrender all your love so warm and tender. Let me hold you, my heart still, while the moon shines bright above. All the stars will tell the story, all our love and all its glory. Let us make this night all magic and make it a night alone. Won't you please surrender to me your lips, your heart, your heart? Be mine forever. Be mine tonight. Vedo l'aria quanto è bella. Spiro tanto sentimento. Tomma tua chi ti ammenta. Cascetata fai su qua, guarda qua chi sti giardina, sienta si è sti sull'arancia, no profuma così fina, din tuo cuore sanna va. E tu dici a parte a Dio, tu allontana da stu cora, dalla terra dell'amore, pieno cuore non torna. Ma non su turmienta, torna su rienta, fammi campare. Won't you please surrender to me your lips, your arms, your heart? Torna su rienta, fammi campare. Grazie, 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 grazie. Versione Surrender del volo.
il volo, i ragazzi, loro tre soli, insomma, vi dovete arrangiare, ma nel frattempo questa è una canzone meravigliosa che è stata anche cantata da Elvis Presley, se vi ricordate, insomma, tanti altri grandi interpreti, logicamente. E Auschwitz questa sera me lo sono fatto passare con voi, devo dire la verità, e a quanto pare, insomma, è stata di vostro gradimento. Grazie, grazie. Ma invece vi voglio far ascoltare un bis di canzoni. Allora, una è la prima che ascolterete, è una canzone, pensate, che è stata scritta da uno di quei napoletani che fino all'Ottocento, non avendo studiato musica, fischiettavano, ma erano così bravi che poi si facevano mettere sul pentagramma le note dai maestri originali. Questi signori hanno scritto delle canzoni incredibili. Una sera, in un convegno artistico culturale, era ospite il grande maestro Puccini. Il padre di Roberto Murolo, il maestro Ernesto Murolo, suonava al pianoforte e suonò una di queste canzoni. Puccini sobbalzò e disse: ma chi ha scritto sta scala discendente di tale pregio? Oh, ma maestro, non ci fate caso, no? Questo è uno che non conosce nemmeno la musica. Non conosce la musica, ma voi che state dicendo? Comunque gli comprò un pianoforte e glielo regalò. Io ve la faccio sentire, proprio questa scala discendente. La seconda invece è un grande classico napoletano di ritmo, però gli abbiamo fatto un arrangiamento sotto alla De André, insomma, che vi vedrà anche voi protagonisti, perché mi dovrete accompagnare con il movimento delle mani. Che dite, ci posso contare? Anzi, quando uno va fa una domanda, la soddisfazione, infatti, che devo dire la verità. Vabbè, vai, 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 grazie. Sì, sì. Tiena bocchella con mamma della fortuna, picciaranella, picciaranella fortuna, che dice, che fai, che piensa maraia fortuna. I mamari, 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 per te, quando me la fa amore con te, ah, quando vado da voglia matà, quando me la fa amore con te, ah, quando vado da voglia matà. Non va musciata, che mi sei. Niente stamane che tocca e sana fortuna, coppa sta spina che mi rovina fortuna, che dice, che fai, che piensa maraia fortuna. I mamari, 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 per te, quando è bella fa amore con te, ah, quando vado da voglia vada, quando è bella fa amore con te, ah, quando vado da voglia vada, quando vado da voglia vada, quando vado da voglia vada. Attenzione al ritmo. Una casarella pittata rosa, coppe camandola burriata lì, picciaranella po' spose a sposa, come una gondola pa me pa te. Tupata tupata, barri di razza, tu verbi grazia, piena rapì. L'amore è facile, tutto difficile, se a te succederà, succederà. L'amore è facile, tutto difficile, se a te succederà, succederà. Ha ha ha.
Ah, grazie, grazie. Lasciamo il campo a Lino D'Angelo. Ci sono, eccomi qua, eccomi qua, eccomi qua. Bene, 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 bene. Allora, stiamo attraversando tanti generi della canzone napoletana, delle figure di Napoli, e a questo punto io, Luciano, mi chiedeva se potevo affrontare un genere che è quello della sceneggiata. Sceneggiata napoletana, famosissima, che ha avuto il massimo splendore grazie a un personaggio famosissimo che è... Esatto, allora io dico questo perché ho un grande ricordo di Mario, con cui ho avuto, diciamo, modo di conoscere, ha fatto un programma insieme, abbiamo fatto, ed era un personaggio veramente particolare, e io facevo la sua imitazione e lui si divertiva moltissimo. Allora mi piace in questo momento ricordarlo, chiaramente lo ricordo a modo mio. Per fare questo c'è bisogno ovviamente di un classico che è il cappello, diciamo, alla Mario Merola, ma poi soprattutto anche il mantello alla Mario Merola, e quindi io faccio un attimo questa piccola vestizione per fare in modo di ricordarlo, diciamo. Ah, eccolo qua, ecco qua, puoi far partire anche la musica, così io entro. Ah, vedi. La posa era sempre che c'aveva sempre queste mani che faceva così, perché io trovavo sempre i sordi, chi stai proprio. Mario era così. Felicissima sera! Un bacio al grande pubblico di Taranto! Quanto è bella! Io sono venuto per questo spettacolo e chiaramente sono venuto il grande Merola, è venuto qua e che tengo pure un mantello. Volevo dire che noi abbiamo fatto un poco di commercio, stiamo facendo le mutande, le mutande del grande Merola, le mutande di Zappature, abbiamo fatto la mutanda, guardate qua, guardate quanto è bello, la faccio vedere, la Z di? Chi ha il Zorro? La Z di Zorro, chi è su Zorro? La Z di Zappature, io tengo pure un coppa a mantello, Zorro. Ah, è Zorro. Abbiamo fatto le mutande con la Z di Zappature. Queste sono mutande di grande qualità. Però mi raccomando, quando le comprate, state attenti. Se vedete vicino alla Z, una A e una P piccola, un veccatato. Se vedete vicino alla Z, una A e una P piccola, un veccatato. Sono che mutande Zappul. Ha fatto i pezzotti le mutande mei. Ah! Vabbè, va, io me ne vado, va, lascio il campo a Capurro, che adesso ci canterà una grande canzone, sapete che canta? Scetate, voglio. E tu scusa, sai, sta serenata, scetate, va! Scetatava guaglione malavita, che tu se cosa sai a sta serenata, i sono innamorate Margarita, che a femmina più bella ramfrascata, l'ha già portato capa concertina. O Svizia e la fa sentire cantare, ma c'è bevuto un bicchiere vino, perché stasera quella l'ha già tossica. C'è da davanti guagliuna e ma sta scritta in una canzone che a casa sta l'applauso, sta scritta nella canzone. Suonate subito, buttate in mano, non va balita che sto buone voce, via, ma fine canta, fine di mano, e mette in croce a chi, ma mi si incrocia.
ma che non va più a tempo mandolina, ma che a chitarra non sa fa sentire, ma gomma piagna tutto con giardina, a tua cabeza piagna la sua, piagna la sti guaiona e ma grazie, grazie. Non mi sono fatti vieci, no, ce la faccio ancora. Grazie, grazie, grazie. Che pubblico, che pubblico. Oh, azza, siete qua, siete. Si parte con le richieste. Sì, pure righe, un giubbotto, piano bar, sì. Che bello, che bello. Bravo, bravo. Le serenate è una cosa classica della canzone napoletana. Quanti capolavori sono stati fatti con le serenate, quanti poeti hanno scritto per questi amori complicati, queste sofferenze. L'80% della canzone napoletana oggi non si potesse fare. Con tutte queste cose che ci stanno adesso, che non si può dire più niente. Voi pensate, perché poi le canzoni napoletane sono state scritte sempre dagli uomini. I poeti erano tutti uomini che scrivevano queste canzoni, che soffrivano per questi amori di queste donne cattive. Cioè la donna nella canzone napoletana è sempre stata dipinta come una femmina, una mala femmina, una cattiva che fa soffrire. Allora io volevo stasera, con la vostra attenzione, soffermarmi su due grandi capolavori. Ecco, volevo essere leggermente dissacrante stasera, perché, per esempio, prendiamo la canzone famosissima, indeggia il rima, incredibile, Voce Notte, la conosciamo, no? Voce Notte, canzone veramente incredibile, dove c'è questa serenata che vengono sempre fatte di notte, e serenate vengono sempre fatte di notte. Allora, andiamo ad analizzare un po' il testo. Si sta voce te scete d'indanottata, già sto fatto che tu e notte veni a dar fastidio sotto palazzo, già è brutto. Si sta voce te scete d'indanottata, mentre lei ta strigna o sposa tue vicine. Ciò significa che lei è felicemente sposata. State scetate, si vuo sta scetate. Per lei ha dicere tu, sa già un mio no. Ma che cosa chiede il poeta? Ma fa vedere che dorma sua necina. Ora mettetevi nei panni della sposa, questa è sposata felicemente, sta in notte con il suo sposo, sta facendo quello che ha da fa, chi sta sotto palazzo viene a da fastidio e vuole pure che fa finta che ha da fa, pure vorrei che sta scetata. Ma se quella sta facendo quello che deve fare, come fa finta e sta scetata? Il poeta continua. Non gli vicini il lastre per far spia, ma guarda che quello non ci pensa proprio, che le sta facendo quello un po'. Perché non può sbagliare, sta voce è a mia, uno stronzo ci sta, e sei tu. È la stessa voce, e qua il poeta ci fa capire la sua storia, il suo rapporto che aveva con lei, perché dice, è la stessa voce, i quan tutte e due, scurnuse, scurnuse sapete che significa? Scurnuse. Timidi, scurnusa ci parlavamo con voi, cioè questo con questa donna, manco tu srevena. Quindi ti hai fatto un film tu un capo, solo tu, che se non tu pensa proprio. Continua il poeta e dice, se sta voce che ti agna di indanottata, ma immaginate il condominio e chi sti qua, che sa da sentire a chi stanno, che cosa dice? Te scete lo sposo, non ave paura. Cioè questo sta gridando, piange, si sveglia lo sposo che dopo aver fatto, diciamo, i suoi doveri coniugali, volesse pure un po' con un bico, la mattina sa te scete, che a fatica. Invece no, chi si niente. Che dice? Te scete lo sposo, non ave paura. Vedi che senza nomma serenata, dillo che dorme e sarà sicuro. Cioè, chi le sa, ma chi è? Un'ora retta, un povero di, dormi tranquillo. A un certo punto il finale è bello perché dice, dilla così, lei deve dire allo sposo, chi canta in da sta via, o sarà pazzo
amore e gelosia. La prima è ta trattata, perché tu dovresti essere ben altro. Starà che a niente qualche infamità, e arriva, diciamo, una sorta di, come dire, di, cioè, di sua denuncia. Candis sul, e lascio un'altra parola, ma che canda fa o no? Ecco, questo, diciamo, è per un primo testo, ma un'altra è Maria Marì, la conoscete Maria Marì? Questa è un'altra serenata, sempre sto fatto che vengono di notte a dar fastidio sul tuo palazzo, no? E questo comincia, la canzone comincia con una richiesta proprio subito, a rapata finestra. Ma chi sì? Ma perché sta da rapista finestra? Ma perché ti lo telecomanda a rapata finestra? E non solo vuole che si apri la finestra, ma bensì dice, a rapata finestra, fammi affacciare a Maria, sa da pure affacciare, signorina, perché stong mie savia sparuta ravere. Allora, tu stai di notte e vorresti vedere questa signorina, ma perché viene notte? Vieni di giorno. Le possibilità che la signorina scenga di notte sono molto poche. Può venire un massimo in un terremoto, ma pure se viene un terremoto e che la scende, che la va fuggendo, tu che fai? A curra presa di signorina, io sono sperato di vedere. Vieni di giorno, magari che le scende per fare spesa, tu vai vicino e dici, scusate signorina, io vorrei incontrarle, vorrei vedere. Invece no, di notte a dare fastidio al condominio. Non trovo un'ora di pace, tu, e avrei lui che viene a dare fastidio a te. A notte faccio giorno, e quello è l'errore. Non devi fare così, devi venire di giorno. Sembra per sta cattone sperando di parlare. Poi a un certo punto proprio piglia la confidenza, e la canzone è bella perché dice, oh Mari, oh Mari. Ma questo era un cafone, perché sotto qua si faceva, oh Mari, oh Mari. Quando suona che perde per te, fammi dormire, qua arriva la richiesta. Una richiesta spropositata, fammi a dormire, che va trovando? Chiesa, fammi a dormire, abbracciato un poco con te. Immagina la scena, la signorina Maria si affaccia, prego, scusate, che volete? No, niente, vorrei dormire un poco con te. Ah sì, prego, salite, quarto piano, interno 15, ma che è? Ma quanta conferenza? Oh Maria, quanta sonna che perdo per te, tu e avere noi. Fammi a dormire, fammi a dormire. Il finale della canzone è straordinario, perché dice, pare che già sarà una senghi fenestella, cioè quindi si apre un poco la finestra, quindi lui sta sotto sperando, si apre un po' la finestra, Maria con una manella nu segni a me mi fa, quindi si apre un po' la finestra, esce la mano di Maria, nu segni a me mi fa, te ne hai a fangulo. Queste sono le canzoni napoletane, grazie. Le serenate, le famose serenate. Si sta voce nasce d'intano tardi, mentre da striglia o sposa tuoi vicini, stata sciatata, si può sta sciatata, ma fa vedere che duerma suona chi, non chi vicine la strappa fa spia, perché non può sbagliare sta voce mia, e la stessa voce quando tutte e due scurno sancia parlavamo con voi. La prossima la dedico a tutte le signori presenti in sala, è una canzone meravigliosa. Forse sarà una storia così bella, Maria Mari. Forse sarà su cielo chi ne stella, Maria Mari. Forse l'amore come mi sento cora
ma io non ci crederò. Ca tu mi vuoi lasciare, tu non lo sai, come stai in te vena. Si t'anna vaia, non posso più campare. Lo singama una cosa, falla stuta stu fuoca, cadi in tuo cuore, mi ha picciata tu, si tu. O sai che in manamora, lusinga manapoca, che senza stuocchie tuoi non campa più. La finestra fa faccia Maria, castonga miezza via, sparuta da vedere, non trova l'ore pace, a notte faccio giorna, sempre bastacca attorno, sparanda. E ci parla, oi Marì, quanta suonaggio persa per te, fammi dormire, cora cora abbracciata con te, oi Marì, quanta suonaggio persa per te, fammi ma dormi, oi Marì, oi Marì. Un grande applauso a tutti gli autori della canzone classica napoletana. In cielo, oh ma dormi, oi Marì, oi Marì, fa ma dormi, oi Marì. Oi Marì! Grazie, grazie, grazie. So che quando vengo qui faccio il pieno di entusiasmo, perché voi me lo garantite sempre. Certo, io mi devo comportare bene, sennò giustamente non lo ricevo, però so di trovare un altro pubblico meraviglioso oltre a quello della mia città. L'ho detto più volte, Taranto per me è la mia seconda città. È la verità, è la verità. È la verità, perché siamo affini, teniamo le stesse corde, la stessa sensibilità, clima. Mangiamo bene, voglio dire, teniamo le donne belle. Mamma mia, che ruffiana, che ruffiana, che ruffiana. Allora, do una bella notizia a qualcuno e un'altra brutta a qualcun altro. Siamo arrivati alla fine dello spettacolo. Guardate che ora si è fatta. Però era ora, aveva ragione, sì. Però lei nessuno l'ha costretta a sassettare, potevo pure... Scusa, qua chi l'ha costretto? Non l'ho capito. Anzi, chi l'ha citofonata e l'ha fatta venire stasera qua? Sta scherzando sicuramente. Allora, detto questo, io però voglio darvi un'ulteriore ultima botta di emozioni. E lo facciamo in una maniera...
in una maniera incredibile. Lo facciamo in che modo? Insomma, Lino ci farà entrare in un momento magico. Il titolo dello spettacolo è Incantesimo Napoletano, quindi dovevamo lasciarvi con un incantesimo che riguarda il teatro, il nostro teatro, che sapete è quello più conosciuto al mondo. Io lo dico sempre perché è bello ricordarla questa cosa. Napoli è l'unico esempio a livello mondiale che con le sue canzoni e con il suo teatro rappresenta una nazione intera in giro per il mondo. Non ci sono casi similari, quindi già soltanto questo ci mette in condizioni di portare sempre un rispetto incredibile. Vi chiedo un raccoglimento, il momento è magico. Esagere, esagere. No, perché quando Luciano mi ha detto vieni, mi ha dato anche il compito di chiudere e dovevo pensare a qualche cosa, come dire, giusto per un teatro così bello, per un pubblico così fantastico. E allora, siccome io, diciamo, avete visto, ma adesso noi ci conosciamo, quando abbiamo cominciato non ci conoscevamo, faccio imitazioni, parlo di Napoli. Faccio principalmente tutte imitazioni poi anche della nostra città, perché secondo me i personaggi che io imito, no? I politici oppure i cantanti, sono maschere moderne che discendono tutte da una prima nostra maschera, che è questa qua, no? Che è quella di Pulcinella. Io, come vedete, tanti anni fa me la feci fare da quello proprio che fa le maschere, però me la feci fare bianca. Dice, ma perché la nera? No, per carità, la nera, grande rispetto per il teatro della maschera nera. Però non lo so, pare che a Napoli tutto era nero, no? Cioè, la criminalità è nera, la spazzatura è nera, il lavoro nero. Cioè, ho pensato di farla bianca, mi dà un senso di positività, no? Un po' come quando una volta, vi ricordate, appunto, noi che ce lo ricordiamo, andavamo a sviluppare i rollini fotografici, il bianco diventava nero e viceversa. Allora, questa è una maschera un po' particolare, perché succede che quando uno la indossa, succede che magari la voce si modifica, perché tu stai parlando normalmente, cioè, poi la voce è... Scarvata la colla, cioè io devo fare il presepe, capito? Cioè scarvata la colla, Lucardi, non ce la faccio più, hai capito? Lucardi, la vedi quella finestra? Guarda lo Bononi, ci sta guaglione, ci sta roba finestra. E mi volta coppa bassa, hai capito? Non ce la faccio più. Ti sei fatta vecchia. Ui, a te susata, sono le 9, hai capito? Susata. Voglio la zuppa e latta, altrimenti non mi soso. Tutto sushi, capito? Ci siamo pigliati questo. E non signore, sempre con me e si capisce. Sushi, ti capito? Sushi. Ci sa qua notte che sto io. Vengo in la stanza tua mentre stai rumeni. Ta piglia e ta penna, capito? Ta penna. Guardate che educazione. Io presepio è una cosa religiosa, io presepio è belli, capito? Ti piace il presepio, 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 cioè ti piace il presepio, cioè a parte che il mio presepio mi piace. C'è la casa mi sembra il presepe che c'ho una volta facettimo l'albero, c'ho 17 pure, l'uomo salvo la mia, io sento a chi si che il presepe, sembra il presepe che, sempre. Ovvero Pino Riccello pure tu. No, io voglio dire solo una cosa, l'importante è il sentimento. Sa dopo voglio... Mister Luciano Capurro!
signori, Lino D'Angelo, mostruoso. La nostra donna? No, no, chiamiamo i ragazzi. Ah, yeah. Sì. Allora, Iole e Michele, vai. Viva la gioventù. La nostra showgirl, la prima donna, prima perché sta solesso. Elena, ultima. Elena Vittoria. Vittoria. Un altro applauso. Lo facciamo per le luci di Ciro Lupo. Facciamo un applauso al nostro direttore tecnico. La nostra regia, Angelo ed Elisabetta Ruotolo della Napoli Incanto, la compagnia che produce lo spettacolo. Un ringraziamento al direttore artistico Aldo Salamino, un applauso forte. So che in sala c'è, se c'è, se non se n'è andato, Lino Conte. Ci sta? Sta sopra? Un applauso a Lino, un bacio grande, Lino. No, non vai. Zero, sicuro? Sì. Allora, noi adesso ci dovremmo prendere applauso tutti quanti insieme. Siete pronti? Uno, due, tre, vai!